Ciao, oggi ho il piacere di intervistare Mauro di Seduzione Efficace. Mauro è un esperto di seduzione ed insegna agli uomini a sedurre le donne. In questa intervista parleremo di quali sono le migliori strategie di crescita personale e quali quelle legate alla seduzione. Ciao Mauro, grazie per aver accettato questa intervista. E molte persone ti hanno visto su Italia 1 alle Iene, altre hanno trovato straordinari i tuoi infoprodotti. Per chi invece non ti conosce, presentati brevemente e spiega cosa ti ha portato a creare seduzioneefficace.com Ciao Danilo, ciao a tutti e grazie per avermi qui. Come hai detto sono il fondatore di seduzioneefficace.com e sono il maggiore esperto di seduzione in Italia al momento ma non è sempre stato così per me, infatti in passato ho avuto tante difficoltà con le donne. Per dirne una, per esempio sono stato frenzonato, ho messo in zona amicizia mh, tantissime volte e davvero è stato abbastanza mh, pesante. E, a parte questo comunque ho avuto diverse difficoltà con le donne all'inizio del mio percorso e quindi Semplicemente ho voluto cambiare le cose e quindi mi sono messo a fare pratica, a studiare eccetera eccetera e alla fine ho imparato sempre di più fino al punto in cui uh, mi trovo adesso dove insegno a tantissimi uomini come avere successo con le donne. Eh Mauro, la tua è una bella storia che dimostra come se una persona si impegna può trasformare la sua vita e raggiungere dei risultati importanti. Molti uomini hanno una paura gigantesca nell'approcciare delle donne che non conoscono. Cosa gli consigli di fare per superare questa paura? Allora guarda, la cosa che consiglio di fare per superare la paura di approcciare le donne è la cosa più semplice. A me piace consigliare cose semplici, non fare eh, cose particolarmente complesse, difficili, perché nella complessità si va a perdere molto. Quindi quello che consiglio è di adottare un approccio molto semplice. Cioè, se hai paura di approcciare le donne, cerca di approcciare le donne e ti rendi conto che eh, non è qualcosa di così catastrofico, non è qualcosa di così problematico, così impossibile. Ora mi dirai, sì, ma se ho paura di approcciare le donne non vado ad approcciarle. E questo è un ottimo punto. Infatti quello che consiglio di fare è approcciare le donne in modo molto graduale. È ovvio che andare da una completa sconosciuta dicendole qualcosa di molto genuino è difficile, quindi per esempio andare da una ragazza e dirle wow ti trovo stupenda e voglio conoscerti, questa è una cosa molto difficile da dire e ovviamente se hai paura non ti viene da dire una cosa del genere, ma quello che puoi fare è andare per gradi e partire col fare qualcosa di molto semplice. Quindi per esempio vai in giro e chiedi allora ad una ragazza carina, per esempio, oppure chiedi un'indicazione stradale. Facendo tutto questo, eh, praticamente trovi più facile diciamo rivolgere la parola inizialmente alle ragazze, e man mano che vai avanti ti diventa sempre più semplice, sempre più facile anche fare qualcosa di un pochino più difficile dal punto di vista diciamo dell'ansia che senti. Quindi il concetto è si parte da qualcosa di molto semplice, molto innocuo eh, che ti fa sentire poca pressione fino poi ad arrivare a fare cose un pochino più difficili. Quindi si parte dal facile e si va al difficile. Mauro, hai perfettamente ragione. Infatti l'errore che la maggior parte delle persone fanno è quello di restare nella loro zona di comfort e di non fare mai azioni che le mettono a disagio ma che poi a lungo andare ti permettono di crescere. Perciò il consiglio che do a tutti è effettivamente di superare gradualmente la loro zona di comfort. Ma questo vale in qualsiasi settore, in qualsiasi campo in qualsiasi area della propria vita. Mauro, volevo farti un'altra domanda, e cioè qual è la strategia di crescita personale che ha prodotto maggiori risultati nella tua vita? Domanda molto interessante. Allora, la strategia di crescita personale che ha prodotto maggiori risultati nella mia vita è senz'altro quella delle abitudini. Le abitudini sono in pratica un modo di rendere automatico un comportamento significa che in determinate condizioni si ripete uno specifico comportamento che è stato trasformato in un'abitudine e si capisce subito perché sono estremamente potenti, perché se eh, trasformi un comportamento giusto in un'abitudine, allora lì praticamente riesci ad avanzare molto velocemente verso i tuoi risultati. Ti faccio un esempio in termini di sedurre. Se acquisisci l'abitudine di approcciare le ragazze che ti piacciono, allora lo fai continuamente in modo praticamente quasi automatico o automatico e allora nel lungo termine ma anche nel medio termine in realtà arrivi a dei risultati molto molto interessanti e questo ovviamente si applica in tutta la vita cioè le abitudini sono iperfunzionali in qualsiasi contesto quindi non solo nel sedurre ma anche nella crescita personale nel business nel lavoro in qualsiasi ambito nello sport quindi insomma ci si può sbizzarrire. Sono d'accordo con te Mauro. Una cosa veramente importante è quella di sviluppare delle abitudini potenzianti. Perché la maggior parte delle persone si lega ad abitudini negative e questo li limita enormemente. Devi sapere una cosa Mauro, e cioè che leggere mi piace tantissimo. E c'è cioè un libro in particolare che adoro ed è La saggezza di Andrew Carnegie. Volevo chiederti quali sono invece i libri di crescita personale e di seduzione che più di tutti ami e che consigli assolutamente di leggere. Beh, parlando di libri di seduzione, sono un po' di parte, ma sicuramente consiglio il mio. Davvero, compratelo: è un libro fantastico. Ha avuto recensioni eccezionali su Amazon, è piaciuto tantissimo e poi è anche bello da vedere, quindi lo consiglio assolutamente. Per quanto riguarda i libri di crescita personale posso consigliare il mio libro preferito, è in inglese, non mi odiate, ma l'inglese è una cosa molto importante nella vita. Il libro si chiama The Obstacle is the Way di Ryan Holiday e praticamente The Obstacle is the Way tradotto significa l'ostacolo è la via che fondamentalmente è un insegnamento di Marco Aurelio, che è stato un imperatore romano, quindi insomma non era proprio l'ultimo arrivato, ecco. E praticamente nel libro viene sviscerato questo concetto, appunto del fatto che l'ostacolo è la via. Quindi in pratica le difficoltà che incontri nella tua vita in realtà non sono degli ostacoli, ma sono degli strumenti. Quindi quello che ti ostacola nella tua vita, in realtà non è altro che una risorsa per te ed è un libro davvero fantastico, ti cambia totalmente il modo di vedere la vita. E segnalo questa cosa: se non sapete l'inglese, eh, non potete ovviamente leggere questo libro fino a che non lo traducono. Spero che lo tradurranno prima o poi. Ma potete leggere qualcosa di molto simile appunto riguardo uh, Marco Aurelio. Cioè, c'è proprio un. Uh, sono dei libri. Uh, trattati dal suo pensiero, uh, lui era uno stoico, quindi insomma, qualcosa in italiano lo trovate sicuramente. Grazie per i consigli, Mauro. Quale dei tuoi tanti prodotti consigli di acquistare per chi non sa nulla di seduzione, ma desidera imparare come migliorare velocemente? Ok, parlando di prodotti da acquistare, posso consigliarne due per due casistiche diverse. Caso numero uno, non ti capita di conoscere molte donne e allora ti consiglio la registrazione del seminario sul conoscere donne, in cui ti spiego come approcciare, come conoscere donne in altri modi, per esempio facendotele presentare dagli amici, conoscendole ai corsi, eccetera, eccetera. Insomma, spiego tanti modi per conoscere nuove donne. Altro caso è quello in cui magari qualche donna la conosci, ma magari ti capita di finire in zona amicizia oppure hai difficoltà nel conquistarle, eccetera, eccetera. Quindi il problema sta nel lato conquista, e in questo caso consiglio la registrazione del seminario sul, um, sull'attrazione. Questa è davvero molto utile perché insegna come attrarre le donne, come creare un senso di connessione e conoscenza che aiuta a cementificare l'attrazione e anche come creare un po' di tensione sessuale in modo ovviamente da far progredire tutto quanto su un altro livello. Quindi questi sono due prodotti molto efficaci per due casi diversi. Perfetto, Mauro. Segnalo a tutti il fatto che tutti i prodotti che ha citato Mauro, li trovate nel link in descrizione di questo video. Mauro, oltre ad essere un esperto di seduzione, sei assolutamente straordinario anche nel marketing. Come hai imparato quello che sai su quest'ultima materia? <ride> Ti ringrazio per il complimento, ma devi sapere che quando ho aperto il mio blog non sapevo neanche cosa fosse davvero un blog. Ehm tecnologicamente parlando non ero molto eh, capace proprio non avevo la minima idea di cosa fosse un blog di come si usasse un sito per eh, creare la propria attività eccetera eccetera quindi diciamo che è nato tutto ma non sapevo come mandarlo avanti quindi ho dovuto imparare a fare marketing per fondamentalmente come eh, mezzo di eh, sopravvivenza altrimenti il sito sarebbe Collassato subito, quindi eh, l'ho imparato per forza di cose. Eh, quando ho aperto il sito ero mh, bravissimo a sedurre e anche a insegnare a sedurre, ma non avevo la minima idea di cosa fosse il marketing, di cosa fosse un sito web, eccetera, eccetera. E poi ho eh, studiato. Questa materia, queste materie appunto per dare visibilità al mio sito e quindi per poter insegnare poi la seduzione agli uomini. Quindi, diciamo che è stata una, una cosa di necessità, ecco. Mauro, ti capisco perché ad esempio anch'io cucino a livello di sopravvivenza, solo che la mia cucina non si è mai evoluta, è rimasta sempre a livello base. Allora, nel tuo blog condividi. Tantissime strategie pratiche per aiutare le persone a migliorare nella seduzione, ma un aspetto fondamentale è quanto una persona si sente sicura di sé. Perché se mi sento sicuro di me, ho più possibilità di andare, per esempio, ad approcciare una persona che non conosco o ad agire in un determinato modo che attrae le donne. Quindi, se un uomo desidera diventare più sicuro di sé, qual è la strategia o le strategie che gli consigli di applicare? Guarda, per diventare più sicuro di sé c'è una strategia molto semplice. La sicurezza di una persona deriva dal numero di uh, situazioni diverse che uh, riesce a fronteggiare. In pratica, più esci dalla tua zona di comfort, più la tua sicurezza aumenta. Quindi il discorso è appunto quello di esporsi e uh, diciamo fronteggiare delle situazioni nuove e sfidanti. Quindi più rimani all'interno della tua zona di comfort, più fai sempre le stesse solite cose e più la tua sicurezza eh, rimane come o addirittura decresce. Al contrario, se ti esponi sempre, sempre più a situazioni nuove, sempre più a eh, situazioni sfidanti, allora la tua sicurezza aumenta. Quindi il concetto è semplicemente quello di fronteggiare situazioni nuove e sfidanti. Capisco. Mauro, quali sono tre persone che ammiri molto e soprattutto perché le ammiri? Danilo, ti dirò che faccio restare tutto in famiglia. Sì, ho visto di altre persone, ho avuto esempi di altre persone, ma eh, ti dirò che le persone che ammiro maggiormente eh, sono eh, componenti della mia famiglia, perché mi hanno insegnato tanto, mi hanno dato dei grandi esempi e eh, se sono quello che sono devo anche a loro. E se ne devo tirare uh, proprio, tre, se ne devo dire proprio tre, posso dire sicuramente uh, mio padre, che è una persona uh, molto carismatica. Lui è un seduttore eccezionale e probabilmente la mia affinità per la seduzione è derivata anche da lui, sebbene all'inizio io fossi totalmente incapace con le donne. Eh, probabilmente qualcosa di eh, diciamo recondito da parte sua in me c'era quindi credo che eh, il suo esempio sia stato molto importante lui è davvero una persona molto carismatica e credo che abbia avuto un'influenza importantissima inoltre eh, è una persona molto saggia molto eh, diciamo Rilassata quando si tratta di affrontare i problemi, quindi riesce a fronteggiare i problemi con grande calma e sempre avendo una, la capacità di vedere quello che qualcun altro magari non riesce a vedere, quindi riesce a risolvere il problema in modi che magari qualcuno non ci penserebbe proprio. Ecco. Quindi lui è sicuramente la persona che ammiro di più. Uh, poi un'altra persona che ammiro tantissimo è sicuramente mio nonno, mio nonno era una persona eh, molto, eh, veniva, molto rispe veniva rispettato da tutti, eh, tutti lo rispettavano, inoltre era un leader eccezionale e, mh, e quindi questa cosa me l'ha sicuramente eh, trasmessa e ovviamente sia mio padre che mio nonno mi hanno trasmesso dei principi anche etici. Di cui sono estremamente grato, anche il fatto di sapersi uh, uh, far rispettare. E quindi uh, sono cose molto importanti anche queste. Per quanto riguarda una terza persona, metto sicuramente mia madre perché lei ha una grande energia, una grande voglia di fare. In realtà vorrei avere un decimo dell'energia che a lei sarei veramente al, a capo del mondo eh, con, con quell'energia lì. Ma comunque mi ha insegnato tantissimo, mi ha insegnato eh, Praticamente lei ha una capacità incredibile, incredibile nel uh, contrattare, nel negoziare con gli altri, uh, nel farsi nuovi amici ed è anche bravissima a cucinare. Qualcosa me l'ha insegnato anche a me e questo, tra l'altro, mi torna anche utile con le donne. Quindi direi che uh, tutto questo è molto molto bello. Quindi, mi sento di dire che sono queste le tre persone che ammiro maggiormente. Ovviamente ce ne sono altre, c'è mia nonna che era eccezionale, eh, ci sono i miei fratelli che mi hanno insegnato molto, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che eh, faccio restare tutto in famiglia. Ecco molto bello il fatto che ammiri delle persone che fanno parte della tua famiglia, in quanto una persona che ha dei valori sicuramente si troverà molto meglio nella vita. Mauro, ormai i social sono diventati uno strumento che utilizziamo moltissime volte al giorno. Quali consigli hai per chi desidera utilizzare i social network proprio per conoscere persone nuove? Purtroppo devo dire che hai ragione e dico purtroppo perché penso che i social siano più un problema che una soluzione, siano più un male che un bene, quindi avrei preferito che non ci fossero, ma vabbè. E, guarda, per chi vuole utilizzare i social per conoscere persone nuove, quello che consiglio è eh, di eh, frequentare gruppi di persone che hanno gli stessi interessi e non puntare a conoscere delle complete e totali sconosciute. Per il semplice fatto che sì, puoi provare a conoscere delle complete e totali sconosciute, ma è difficile, ti serve un metodo uh, pratico dietro ed è. Uh, se non hai proprio il metodo pratico, è un casino. Invece, uh, una cosa molto più semplice è quella di conoscere persone che sono sì sconosciute, ma con cui abbiamo dei punti in comune. Quindi, ti faccio un esempio: ammettiamo che uh, ti piace giocare. <coughs> A tennis ti puoi iscrivere ad un gruppo Facebook dove ci sono dei giocatori di tennis, giocatrici di tennis e lì uh, scambi um, due chiacchiere con le varie persone che ci sono e con questa cosa puoi arrivare a conoscere delle ragazze. Può essere quindi uh, giocare a tennis, così come può essere per esempio un gruppo di lettura dei libri, uh, commenti a uh, dei film, insomma mh, può essere tutto di più. Può essere anche per esempio la passione per, per i cani o per i gatti. Insomma, ci sono milioni di gruppi su Facebook, quindi praticamente si tratta solo di trovare il gruppo che fa il caso nostro e cercare di sfruttarlo per, <coughs> per conoscere delle ragazze. Perfetto Mauro, grazie mille per questa delucidazione sui social. Mauro, c'è qualcosa che vuoi dire prima di salutarci a chi ci sta ascoltando? Io da parte mia ti ringrazio ancora per aver accettato questa intervista. Sì, do un consiglio di chiusura molto semplice ma molto potente ed efficace. Ragazzi, mettetevi in moto. È semplice ma è di una potenza disarmante. Il discorso è questo. Se vi mettete in moto, anche facendo dei piccolissimi passi, State andando nella direzione in cui volete andare, quindi mettendovi in moto e uh, mantenendo questo moto, prima o poi arrivate al, all'obiettivo che vi siete posti. Se invece non vi mettete in moto, all'obiettivo non ci arrivate perché semplicemente non facendo niente non si arriva da, da nessuna parte. Quindi il discorso è. Fate anche dei piccolissimi passi, ma mettetevi in moto, perché se vi mettete in moto e cercate di mantenere questo stato di moto per un po', dopo un certo periodo di tempo, praticamente, a parte che avete costruito l'abitudine, ma comunque vi ritrovate a ad avere un moto implacabile per cui non vi riuscite più a fermare ed è questa è una cosa positiva quindi in pratica alla fine vi ritrovate a raggiungere i vostri obiettivi quindi mi raccomando anche se si tratta di fare qualcosa di piccolissimo, come per esempio può essere il leggere un articolo, per esempio se siete interessati alla seduzione potete venire a leggere un articolo sul mio sito, se uh, ovviamente per quanto riguarda il miglioramento personale fate riferimento a Danilo che ha dei grandissimi articoli e quindi può essere qualcosa di così semplice e non deve essere niente di particolarmente difficile o epocale basta cominciare facendo cose semplici basta mettersi in moto all'inizio e per concludere voglio dire grazie Danilo, grazie a tutti gli ascoltatori, sono contentissimo di essere stato qui, quindi uh, spero che facciate tutti quanti tesoro di quello che, di cui abbiamo parlato oggi, e sono sicuro che vi sarà di grande aiuto perché sono uh, consigli provati, strategie provate, funzionali, quindi mi raccomando fatene tesoro e grazie a tutti.